all'amministrazione comunale con quale posizione avere intenzione di porsi rispetto alla questione del Terzo Valico, ci viene risposto nel corso del Consiglio comunale che si sarebbero prese le mosse rispetto a quella che la delibera approvata un anno fa nel 2005, e si chiede a noi che la minoranza di poter trovare la condivisione intorno al comunico documento. Questo per una serie di ragioni non è stato possibile, nel senso che malgrado il documento che stasera viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ci sia pervenuto giovedì scorso, ci saremmo aspettati la possibilità di discuterne in una commissione come avevamo deciso di concordare. Ci sarebbe piaciuto che ne potessimo discutere prima della riunione di questo Consiglio, visto che avevamo chiesto un incontro rispetto al quale per una serie di motivi non c'è arrivata una risposta. Partendo dal presupposto che ogni amministratore, anche quelli che hanno magari posizioni diverse, ha a cuore il proprio territorio e la salvaguardia del proprio territorio, della gente che ci abita, noi abbiamo preparato una proposta di delibera che vogliamo sottoporre al Consiglio Comunale e che fa riassunto di quello che sarebbe il contributo che avremmo portato al testo della delibera proposta dalla maggioranza, che vorrei potervi leggere e che prende spunto da alcune parti della delibera della maggioranza, ma va oltre in un'ottica di puntuale definizione di quelle che sono secondo noi le condizioni per cui un'amministrazione possa difendere sé dalla propria popolazione di tutto, sia nella fattispecie della consegna che va al verbalizzante.